quando andiamo a fare colazione all'interno di un bar, ci sono delle piccole cose che possiamo notare anche noi per verificare se effettivamente i camerieri e i pasticceri, i baristi e così via seguono delle corrette modalità di conservazione e di pulizia dell'ambiente di lavoro. Innanzitutto, la prima cosa da controllare è la vetrina espositrice. La vetrina solitamente deve essere accessibile solo all'addetto personale e deve essere chiusa su tutti e tre i lati. In questo modo si va a ridurre il rischio di contaminazione. Un'altra cosa a cui dobbiamo fare attenzione è la pulizia. Quindi se all'interno della vetrina sono presenti magari delle briciole o dei residui di alimenti, perché questo sarebbe un segno di scarsa pulizia. Inoltre, se gli alimenti contengono magari delle creme o sono dei panini farciti, questi devono essere messi all'interno di vetrinette refrigerate. Quindi nel momento in cui mangiate magari un bignè alla crema e così via, non stupitevi se questo risulta essere un po' freddo, perché comunque bisogna mantenere anche in questo caso sempre la catena del freddo. Infine, tutti gli alimenti, per essere sicuri, devono essere sempre suddivisi in base alla tipologia. Quindi non ci deve essere confusione all'interno della vetrinetta, ma devono essere tutti ben distinti tra di loro, perché la cosa fondamentale è sempre quella di evitare qualsiasi forma di contaminazione. Un altro dettaglio da non trascurare è che all'interno del bar ci deve essere l'esposizione di tutti gli ingredienti dei prodotti serviti. In caso di allergie, inoltre, ci deve essere anche un elenco esaustivo degli allergeni. Quindi buona colazione in sicurezza.